E qui con me Don Valentino. Salve, buonasera. Don Valentino, come sta andando questa 8ª edizione? È bellissima, è sempre coinvolgente, c'è sempre il fascino del Natale che ti prende e poi c'è un clima di fraternità, soprattutto quello che anima lo spirito del presepe vivente. Con questa intenzione è nata 8 anni fa la prima edizione, quella di creare un momento di comunione tra tutti i cellammaresi e essere comunità accogliente per tutti coloro che volevano condividere con noi lo spirito del Natale. Il signor sindaco diceva che ieri ci sono state molte persone da fuori e oggi vede tanti cellammaresi. Si divide così l'affluenza? No, oggi c'è una parrocchia di Bari, la Nazione Cattolica, che ha organizzato un pellegrinaggio, ecco, qui a Cellammare, e c'è anche tanta gente, c'è un iraniano che è in giro, c'è anche una signora del Belgio che mi ha fermato, e ecco, c'è tante persone. Chi vuole è qui per, ripeto, assaporare un po' il clima, ecco, di questo nostro bel paese. Io so che dietro tutta questa macchina organizzativa c'è lei. Mi chiedevo, sono curiosa di sapere, Gesù Bambino, come lo ha individuato, come l'ha trovato? Beh, questo è un anno eccezionale, perché la Madonna e Gesù Bambino, cioè la Madonna, è la seconda volta che fa la Madonna, perché nella prima edizione ha fatto la Madonna con il primo figlio, adesso l'ho avuto il secondo e quindi subito si è precipitata da me per essere optata in questo ruolo. Ah, quindi è un ruolo che lei conosce bene, adesso sa svolgere la grande. Certo, sì, è un ruolo importante anche, ed è incastonato nell'angolo forse più suggestivo, più bello, ecco, di Cellammare, perché è una piccola corte dove lui trionfa, ecco, il bambino Gesù trionfa. Bene, noi la lasciamo andare. Grazie, e curiosiamo anche noi. Arrivederci.